Sì. Però volevo capire dopo l'acqua e la farina come vanno inserite, se non le dispiace una cosa. No, non ci dispiace, anche perché li ripetiamo pure per gli altri telespettatori che ce l'hanno chiesto. Signor Aldo, mentre lei lavora, ci può ribadire un attimino il procedimento? Noi la ringraziamo Allora, si mette intanto. mezzo litro d'acqua in un pentolino. Grazie, buonasera, grazie. Mezzo litro d'acqua in un pentolino. Mezzo litro d'acqua in un Si fa, si pentolino. porta, si mette anche il burro, si fa sciogliere insieme con lo zucchero. Sì. Va bene, poi si mette la farina 300 grammi tutto in un colpo. Si toglie dal fuoco, si fa una bella palla, deve essere secca la pasta. E dopo si fa raffreddare e si mettono 8 uova circa, dipende da quanto è grande l'uovo. E si gira l'uovo uno per volta, si gira energicamente. Poi si mette nel sacco a poche e si fanno L'ha le lasciata riposare per un pochino, palline. Sì, vorrei sì, questa sì. pasta, poi quando si è raffreddata abbiamo creato le palline. Pronto, buonasera. Signora? Non c'è la signora, o se c'è si vergogna. Signora, mi sente? No, pazienza. Allora, questo quindi era il procedimento per la pasta, poi l'abbiamo messa in forno a 180 gradi per circa 20 minuti, quindi un po' di tempo ci vuole, noi tempo abbiamo. Poi la crema l'abbiamo preparata a parte ed ora, dopo aver fatto raffreddare un pochettino i bignè, il signor Aldo li ha bucati, quindi non li apre completamente, lei li No, 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 buca. ci fa un buco anche perché si riempie di crema per bene. Ah, benissimo. Proprio si riempie Dentro quindi rimane un pochino di per bene. Vuoto, aria, rimane no, vuoto, vuoto, certo. il bignè è vuoto. Ok. Il bignè è vuoto, vediamo se si Ah, ecco a riesce. cosa servivano quelli piccolini, per andare ad ornare quello grande. Paolo, hai capito come si fanno? Perché poi li devi Ciao. fare alla mamma. Visto che ci sta seguendo, la salutiamo, salutiamo tutti i vostri genitori da Reggio Calabria. Mentre da questa parte stiamo procedendo ancora con il pesce spada che richiede qualche altro minutino. Il pesce spada insieme a merluzzo, ai gamberetti, cozze, vongole e di là i tortini. I tortini sono pronti, Sì, signor Nistico? Ecco, li abbiamo ci siamo con i sfornati e tortini. facciamo assaggiare anche questi tortini ai nostri ospiti. Alla base avevamo messo del salame, guardate infatti qui come sono venuti. Ecco Sì, qua vedete un questi po' la forma tortini. che ha? Questo è lo spermato del buon gustaio. Il tortino del buon Impeccabile il gustaio. salame, impeccabili i funghi porcini che ci vanno e ci stanno. E anche il Sono, profumo impeccabile, sì, mamma mia, veramente. questi sono i nostri prodotti della zona che non cambierei con nessuno. Ecco, siamo calabresi e ce ne vantiamo, signori. Normale. Salame un po' piccante per i miei gusti. L'impastino che abbiamo fatto. Ma noi resistiamo anche al Adesso piccante togliamo il del peperoncino, sughetto. eh? Resistiamo a tutto. Sì, signora, buonasera. Buonasera, chi mi chiama così? Esmeralda da Messina, vero? Ciao Esmeralda, buonasera. Figurati, anche se non ti ho sentita sabato sera ti ho pensata. Ti ringrazio comunque. Grazie, grazie, figurati Esmeralda. Hai visto stasera quante ricche ricette abbiamo fatto? Ah, comunque tu di notte guardi la replica, quindi infatti recuperi, recuperi. Sì. Ancora i bignè? Allora, te lo dice Paolo? No, te lo dico io. Aspetta, li mettiamo là, uno di qua, Allora, uno di di là. zucchero 30 grammi per la pasta. E tu che mi hai chiesto burro invece, di burro 200 grammi da sciogliere nell'acqua calda. Hai Quindi capito? 300 di burro e 30 di Sì, il burro lo devi sciogliere nell'acqua calda, poi lo zucchero lo aggiungi più avanti quando vai ad impastare tutti gli ingredienti, ok? zucchero. E poi di mezzo litro di acqua e 300 di farina, 8 uova. Brava, sei stata attenta, però le uova le devi aggiungere quando l'impasto è freddo. Alla fine, Sì, sì, alla fine. brava, Quindi brava. prima mezzo litro di acqua con il Sì, burro. sì.
Poi si fa una cosa di pappa più solida, no? Sì, la fai anche riposare un pochettino, così si raffredda. Poi dopo la fatta riposare la metto al fuoco e inserisco sia la zucchero della farina e poi la prima una volta le uova, giusto? Brava, sì. Perfetto, ok. Ok, ti ringrazio tanto Esmeralda. Grazie a te, sei bellissimo. Figurati, ti mando un abbraccio. Ciao. Ah sì? Ah, grazie, che carino, anche tu. Ti ringrazio Esmeralda. Vabbè, ognuno. No, assolutamente. Michele è un grandissimo presentatore. Vabbè, certo, è normale. Ormai siamo diventate amiche, lo dici per questo. Ti ringrazio Esmeralda. Ti ringrazio. Ciao Esmeralda, grazie mille. Allora, signor Aldo, ci siamo quasi con questi bignè, intanto i tortini li possiamo far assaggiare, li avete già? Ah, ecco, ci siamo quasi, li stiamo per far assaggiare ai nostri amici perché manca poco, regia, esattamente quanti minuti? 8 minuti, in 8 minuti quindi faremo assaggiare i tortini del buon gustaio ai nostri amici, è vero, chef? Sì, faremo assaggiare tutto. Faremo assaggiare adesso tutto. Sto impiattando il secondo, perché ci siamo anche. I tortini, avete visto anche che bella coreografia che abbiamo fatto? Questi piatti con le carote, i peperoni. Intanto abbiamo preparato gli asparagi con il formaggio sopra. Sì. Che faranno da contorno al pesce che abbiamo appena preparato. Da questa parte il signor Aldo procede ancora con una salsina questa qua da mettere sui bignè. Sui bignè, infatti continua qui a crescere l'odore, il profumo allora, della cioccolata. Mi serve lo zucchero a velo. Zucchero a velo, glielo prendo io signor Aldo, non si preoccupi. Non so lo troveremo. In tutto quello che abbiamo in questa cucina c'è anche lo zucchero a velo. Eccolo qui, lo zucchero a velo. Perfetto. Ecco qua. Quindi io vi invito a rimanere con noi, anche la linea di MasterChef, mentre il signor Nistico sta andando ad impiattare qui il pesce, guardate pure che bella coreografia che sta facendo con il contorno di asparagi. Ecco qua, che bei piatti colorati. Anche per voi, certo, datemi i piatti ragazzi, altrimenti non mi assaggiate il secondo, eh? Se no poi la mamma di Paolo che la sente. Come si chiama la tua mamma? Laura. Ma Laura, la signora Laura che ci starà seguendo, sicuramente come tutti i vostri parenti ed amici. Io porto altri piatti qui, perché questi sono per gli amici di qua. Di là abbiamo anche la bruschetta con il pane e un filino di olio. Un filino di olio, poco poco. Poco poco. Allora, facciamo assaggiare questo secondo ai nostri gentili ospiti. Ce n'è ancora uno, signore, là. Così poi ci diranno anche cosa ne pensano di questo secondo piatto. Pronto? Pronto, buonasera. Ciao Stella, sono Stella della provincia di Cosenza. Benvenuta Stella. Volevo farti i complimenti. Grazie mille. Vi seguo tutte le sere. Grazie, gentilissima Stella. Ha preso mai spunto dalle nostre ricette? Sì, tantissime cose. Mi fa piacere. Questa sera cosa l'ha colpita? I bignè? Sì, i bignè. Mi ha colpito il tortino. Il tortino, ottimo. Il tortino del buon gustaio. Sì, per favore, volevo chiedere allo chef se potrebbe ripetere tanto a mio il composto, perché non ho capito molto bene cosa. Del tortino, glielo ripeto subito anche perché siamo in chiusura. Signor Aldo, se permette glielo ripeto io perché mancano 5 minuti. Quindi lo ripeto velocemente e facciamo vedere anche in sovraimpressione gli ingredienti, signora. Va bene? Sì. Okay. Sì, va bene. Grazie. Sì, Stella, prego. Volevo salutare la mia mamma, che si chiama Grazia, che ci segue sempre. Salutiamo mamma Grazia anche allora. Come no? Grazie Stella. Grazie, ciao. Buonasera, grazie. Allora, questo antipasto, tortino del buon gustaio con 1 chilo di porcini. 300 g di salame, di salsiccia, salame tipico, 2 uova, 200 g di pane grattugiato, 300 g di pecorino, 4 fette di pan carré, pepe nero, prezzemolo, sale, olio d'oliva, 400 g di granella di noci e mezzo litro di panna. Quindi questi sono tutti gli ingredienti.
nei tortini abbiamo messo un pochino di burro, poi la base con il salame, poi tutto il ripieno che lei ha mescolato, sì, per bene. E poi tutto in forno. Tutto in forno per circa 20 minuti circa. Sì, una ventina di minuti si fa pigliare di sopra per fare la crosticina. Bella rosolata. Forno, sì, bella rosolata. Perfetto, e quello era il crostino. Poi invece... Poi si fa la salsa pure con i funghi porcini. A parte. Si mettono a rosolare i funghi porcini.